Ciao ragazzi, bentornati sul mio Castle Minotaur Blog TV. Oggi vi voglio presentare un gioco, A Song of Ice and Fire, che altro non è che il titolo inglese originale della famosa serie di libri, di romanzi scritti da George R. Martin, che poi ha fatto sì che il mondo delle serie televisive diventasse famoso grazie al Trono di Spade, che ovviamente è edito dalla HBO insieme a Martin. Cosa molto interessante di questo gioco, edito dalla Camon, è completamente in italiano, quindi localizzato. La cosa interessantissima è che è molto simile a Warhammer Fantasy, quindi è un'ottima alternativa ai giochi della Games Workshop se volete quello che è un gioco da apri, monta, cioè sul tavolo, prepara e gioca. Camon è famosa per questo, è famosa anche per Massive Darkness, che è un dungeon crawler tipo HeroQuest, è famosa soprattutto per Zombicide, che sono un misto fra giochi da tavolo e giochi di ruolo su tavolo di miniature. Quindi non avete tutta la componentistica hobbistica del montare una miniatura, però va detto che è molto comodo perché giochi molto più facilmente, molto più velocemente. Miniature stupende, ve le faccio vedere tra poco. Ultime due cose interessanti magari da dire, ecco, per il suo prezzo sono 145 euro, all'interno avete già praticamente due eserciti pronti da schierare, quindi non dovete espandere per forza, ma ci sono le espansioni, ve ne farò vedere due. E magari mentre vi mostro la scatola vi spiego anche un paio di dinamiche di gioco che sono veramente interessanti. Dopo la sigla. Eccoci qua. Allora, dentro ovviamente trovate il regolamento. Il regolamento in questo caso è localizzato completamente in italiano e quindi andiamo a vedere velocemente di cosa si tratta. Ovviamente avete un sommario con un'introduzione che parla del Trono di Spade. Come vedete, questo è il contenuto della confezione con tutte le sue miniature divise già a colori, addirittura fra gli Stark e i Lannister, che sono quello che troverete nella scatola base. Avete una panoramica prepartita, modalità di gioco e vittoria, termini di gioco frequenti, quindi parte subito, come vedete, a spiegarvi in poco tempo come si fa. Per giocare ci sono all'interno, adesso le vedrete, delle basette che si facevano in realtà anche per Warhammer, anche se la GW non l'aveva mai fatte a livello, ufficiale, perché non aveva mai fatto le basette tonde. Quindi per poter giocare con le basette tonde, quando sono fuori le miniature avete le basette ovviamente tonde e all'interno delle basette quadrate avete dei solchi scavati, tondi della grandezza ovviamente, che vi permettono di utilizzarle in unità. E dopo vedete ci sono i ranghi, proprio classico Warhammer Fantasy. E da qui in poi avete delle carte che vi danno praticamente la unità combattente, quindi come la caratteristica dell'unità e della singola miniatura che compone l'unità. Poi ci sono le unità non combattenti, questa è una delle grandi idee che hanno avuto loro, perché sostanzialmente come funziona? Invece della magia, come nel Warhammer Fantasy, siccome la celebre serie di Martin è considerata un low fantasy, ovvero non ci sono quelle componenti fantasy classiche come il drago, il non morto in maniera preponderante. Ci sono, ma sono molto più lievi e tutto il focus è incentrato moltissimo invece su gli esseri umani, su quello che fanno gli umani scontrandosi politicamente. E qui entra in gioco infatti la politica. La politica praticamente fa in modo che, poi dopo vedete le linee di vista, è molto simile a Warhammer Fantasy, quindi chi di voi è avvezzo a quel gioco sa praticamente già giocare a questo. E, dicevo, la politica è molto interessante perché praticamente al posto della fase magica ci sarà questa fase politica, diciamo, che è considerata, vedete, come una plancia delle tattiche delle unità non combattenti, dove il famoso folletto, piuttosto che Cersei, la regina, chi conosce la serie sa di cosa sto parlando, Sansa, che è la sorella per esempio di Jon Snow, che è una Stark, eccetera eccetera, sono praticamente unità che si spostano all'interno di questa plancia che avete visto, che dopo vi faccio vedere dal vivo, e praticamente hanno delle capacità politiche che influenzano il gioco durante la partita. Quindi è molto interessante questo. Vi faccio vedere all'interno della scatola. La scatola è molto grande, guardate lo spessore della scatola rispetto alla mano,
è veramente grande, e è grande perché ovviamente all'interno avete due eserciti interi, ok? Quindi io ho già ovviamente aperto come la mia tradizione, quindi ho già smontato le cose smontabili. Vedete qui c'è, per esempio, c'è l'albero tipico degli Stark, l'albero rosso, che sarebbe bianco soprattutto sul, diciamo, sul suo tronco, e ci sono queste sagome che simulano i boschi piuttosto che per esempio i cadaveri, in questo caso vedete i morti dell'unità che è andata, e quindi si può simboleggiare in questo modo. Ho smontato solo una parte, ci sono anche le staccionate che sono queste, ovviamente tutto è cartonato, voi potete giocare sopra un tavolo che è già mezzo sistemato, oppure anche su un tavolo normale avete già un aiuto. Poi pian pianino, magari in qualche tutorial, vi farò vedere come costruire queste cose e staccionate piuttosto che mattoni rotti per terra, eccetera, come costruirle più velocemente, ma per farle in 3D e quindi avere un diorama vero e proprio. Ci sono i misuratori, quindi non avete bisogno dei famosi pollici, si gioca in pollici, quindi se avete un metro in pollici della Games Workshop fa sempre parte di questo tipo di giochi che si giocano appunto in pollici. Token a nastro, quindi all'interno poi ognuno di questi avrà uno scopo. Di solito sono token che servono per l'indice dell'unità, le ferite che mancano, la morale, eccetera. Questa è la famosa plancia che al posto della fase magica vi dà la fase politica, e quindi vedete si sposta la miniatura all'interno della plancia e crea delle situazioni morali che vanno a influire su quanto è la partita in gioco sul tavolo. Poi avete tutta una serie di carte, che sono le carte ovviamente dei personaggi, piuttosto che le carte delle singole unità, come vi ho fatto vedere poco fa. Avete addirittura qui, per esempio, avete le azioni che l'unità può fare, le condizioni, e quindi queste sono praticamente le carte che vi spiegano anche le missioni, mura del castello, piuttosto che ci sono altre cose tipo conquista di un obiettivo, eccetera. Dadi, vi dico la verità, qui siamo a livelli inferiori rispetto a Games Workshop, i dadi non sono veramente all'altezza, è una plastica piuttosto scadente, quindi sono dadi che in realtà potete sostituire, insomma, se avete altro, con qualcosa di più carino, ma insomma non sono proprio il massimo della plastica. Poi ci sono delle mini carte piccolissime che sono appunto le carte obiettivo, e quindi per esempio vedete, quando riscuoti i punti di questo obiettivo puoi curare un massimo di un dado da 3 di ferite a un'unità amica, quindi conquisti l'obiettivo, ce ne sono vari. Questo è molto simile anche a 40.000, per esempio, no? E anche a, in questo caso, il nuovo Warhammer, che non è più Warhammer Fantasy, ma è Age of Sigmar. Poi avete tutta una serie di packaging fatto apposta, dove avete appunto, vedete che la Camon pensa proprio a tutto e mette già tutto completo, quindi è un gioco che apro e gioco una volta che ho schierato. Queste sono le basette di movimento, molto intelligenti, perché danno la direzione, quindi questo sarà il fronte, e anche la linea di vista, che è 90 gradi, quindi è molto interessante perché vi permette già di gestire il controllo dei movimenti, diciamo. E questo ovviamente è qui, per quanto riguarda le basette, è tutto quanto qui. E dopodiché all'interno, come vedete, avete una scheda di miniature veramente vasta. Questi sono i Lannister, e guardate, io vi faccio vedere qualcosina, le miniature, ora vedo se magari li mette a fuoco. Eccolo qui, come vedete non è niente male, cioè il dettaglio della miniatura, io direi che non è male per niente. Se lo guardate veramente, cioè dal vivo, tra le altre, rispetto a quello che vedete in questo momento sullo schermo, vi assicuro che è anche meglio, è veramente una scatola con delle miniature incredibili. Questi sono i cavalieri degli Stark, poi ci sono, per esempio, questi sono i combattenti, i mercenari che vengono pagati da Rob per combattere praticamente. E questo per quanto riguarda le miniature, avete tutta una schiera di miniature per poter gestire l'unità, sono fatte a 4 alla volta, quindi avete un comandante, 1, 2, 3 pose per i soldati, quindi varia abbastanza, ma non poi così tanto da dire oddio che gioco super vario, no? Poi c'è per esempio Jon Snow, che molti conosceranno per ovviamente quello che riguarda la serie televisiva. Come vedete, Jon non assomiglia all'attore di Jon Snow nel Trono di Spade, questo perché
è stato fatto con Martin. Nel seguirli, praticamente, Martin ha spiegato quello che era la sua idea nella sua mente del vero Jon Snow, quello che è all'interno dei romanzi. E quindi non sempre vedrete miniature che assomigliano a quelle del film, perché la trasposizione è quella dei romanzi. Qui dentro invece, come vedete, avete l'esercito dei Lannister. I Lannister che sono un po' più sfarzosi rispetto ovviamente agli uomini del nord, perché i Lannister, come sapete, sono quelli del sud, per cui c'è il Trono di Spade guidato da loro. E questa, per esempio, è Jaime Lannister, che, come vedete, non assomiglia anche lui assolutamente ai Jaime del... anzi, sembrano quasi dei manga giapponesi, mi permetto insomma l'accostamento. Effettivamente sembrano un po' quasi dei manga giapponesi, no? Quindi sono un po' particolare. Allora, adesso non mi ricordo come era messo così. Nel frattempo, questo è il folletto, che chi di voi lo conosce, insomma, sa l'attore quanto l'ha fatto diventare famoso. Lui è il folletto, che ovviamente in questo caso è un personaggio non giocante che combatte all'interno, cioè che combatte come personaggio non giocante sulla plancia della politica. Questa è la montagna, quindi miniatura molto più grande delle altre, dove è ancora vivo in questo caso. Poi sapete che nella serie lui, attenzione allo spoiler, nella serie lui diventa praticamente uno zombie vivente, perché non è proprio uno zombie, non è vivente, quindi direi che zombie vivente è il termine giusto. E qui avete anche qui tutte le unità. Vedete, il gioco si mette via molto facilmente all'interno del suo packaging, e voi avete la possibilità di schierare in un attimo l'esercito e giocare con i vostri personaggi, e in un attimo li mettete via. Quindi direi che a livello di gioco è ben pensato, è fatto bene sia il packaging che il gioco. Il gioco è interessantissimo, è molto simile, vi ripeto, a Warhammer. Vi faccio vedere anche delle scatole espansive, diciamo. Questa praticamente è la scatola degli eroi Stark. Gli eroi Stark possono essere sia combattenti, sia Hodor, per esempio, in questo caso con il fratellino di Jon, che diventerà poi il corvo a tre occhi, eccetera eccetera. Voi avete dietro ovviamente vi dicono quali sono i personaggi, quindi c'è Brienne Tully, Roderick Castle, Edda Stark. Quindi, per esempio, anche Eddard non sembra il nostro buon Boromir del Signore degli Anelli, l'attore insomma che ha fatto Boromir. E ci sono i lupi già in giro, già così con l'espansione ne avete due. Dentro l'espansione trovate, se serve, la basetta di movimento per i lupi e le fanterie, con altre maestrie e altre carte che vi permettono di giocare l'espansione. Un'espansione costa dalle 25 alle 29 euro e dentro trovate appunto personaggi che espandono sia la fase politica che la fase combattiva, diciamo. Ed ecco qui il Lannister Eroi 1, perché ci sono anche gli Eroi 2, e anche qui avete per esempio una versione del folletto combattente, quindi in questo caso verrebbe schierato in campo di battaglia e non più sulla plancia della politica. Diciamo che questo è quanto, ci tenevo a farvelo vedere, a darvi una panoramica veloce, perché con 145 euro avete una confezione molto interessante. È un gioco che dà un'ottima alternativa a Warhammer Fantasy, c'è un ottimo lavoro di espansione su questo gioco, e quindi non venite lasciati abbandonati con la semplice confezione, ma c'è molto di più sotto, e quindi potrebbe essere molto interessante averlo per fare una partita con gli amici, molto più veloce e molto più pratica di un Warhammer, che richiede tutto un altro tipo di struttura anche mentale, perché bisogna mettersi lì e fare un hobby, e quindi smontare le miniature, dipingerle, eccetera eccetera. Qui basta solo dipingere. Se volete giocare, tirate fuori, schierate e giocate. Il gioco si svolge esattamente come Warhammer, quindi ci sono delle unità schierate sul tavolo anche dall'altra parte, e ci si scontra con due eserciti. Vi saluto fra un attimo e facciamo un brevissimo recap di questo brevissimo brevissima descrizione della confezione. Bene ragazzi, breve recap sul Trono di Spade. Diciamo che i punti di forza principali sono che il Trono di Spade è un marchio ormai famoso, conosciuto, la gente lo segue, c'è un packaging, un marketing incredibile dietro, fatto di cappellini, eccetera eccetera, insomma la gente è fanatica ormai, e questo è un punto di forza sicuramente di questa scatola, che ha dentro tutti i vostri beniamini da
la montagna piuttosto che Cersei, piuttosto che Jaime Lannister, piuttosto che il folletto Jon Snow, Edda Stark, eccetera eccetera. E dopodiché diciamo che l'altra cosa molto interessante è che sotto l'aspetto hobbistico qui le miniature sono già dipinte, quindi voi non avete bisogno in nessun caso di montare per poter giocare. Dipingere si può dipingere, però in una sera molto facilmente voi schierate, giocate e potete giocare su un tavolo qualsiasi, quindi ovviamente potete passare una serata con gli amici. Altra cosa interessantissima è che ci sono già 6 confezioni esercito e quindi espandibili già tutte quante con le loro piccole espansioni, e quindi è un gioco che è seguito dalla Camon. Hanno trovato un'ottima alternativa. Diciamo che ultima caratteristica interessante è che ha tutte quelle caratteristiche di Warhammer Fantasy della Games Workshop, con le basette di movimento quadrate, che tra le altre sembra che Games Workshop stia recuperando una nuova edizione del Warhammer Fantasy vintage, diciamo. E è molto interessante perché anche per i giocatori più veterani le regole sono molto simili, si apre, si gioca, ed è molto interessante questa cosa di poter mettere nelle basette rettangolari queste miniature che hanno la base tonda e quindi che possono poi spostarsi con un regolamento anche singolarmente. Detto questo, io vi rimando alla prossima puntata, spero che anche se breve vi sia piaciuta questa cosa come specialmente alternativa ad altro. Spero che nella prossima puntata con Samuele vi faremo vedere Indomitus con le miniature già dipinte che sono finite ora, e vi faremo vedere la differenza fra l'ottava e la nona edizione di Warhammer 40.000, dove, se volete un paragone per capirci, e ovviamente a mio parere personalissimo, Indomitus sta a 9 dove questo sta a 7.5, ok? Quindi questa è la differenza fra i due giochi, diciamo. Vi ringrazio e alla prossima puntata. Ciao!